Dunque, sempre in diretta con Lucio Dalla, Robert e Cara, è una telefonata, un amico di Lucio, anche un personaggio che ha lavorato nel passato. Autore di Piazza Grande, ecco. Autore del testo di Cielo e di altre cose. Il mite Baldazzi. Pronto? Eccolo lì. Buon pomeriggio. Allora, buon pomeriggio a voi. Ciao Simonetta, ciao Alfredo, ciao Dalla. Ciao vecchio. Come va? Non c'è male. Spero che il tempo lì sia bello perché qui è terrificante. Ecco, dove sei innanzitutto? Innanzitutto sono a Sanremo. Ah, saluto. Sanremo al Club Tenco, dove ho presentato insieme a due mie coautrici, perché il libro non l'ho fatto da solo, un libro sui cantautori, che si chiama I nostri cantautori, edizione tema, ed è un libro sul quale, che ha una copertina sul quale compari tu con Guccini e con Vito, che tu conosci benissimo. Ah, abbiamo parlato di Vito prima, vedi, io fra l'altro non lo sapevo questo, mi fa molto piacere. Ed è la fotografia che sta nella trattoria da Vito a Bologna, dove tu suoni con Vito e con... Ah, ho capito, dove suona il clarino, Guccini la chitarra, esatto, alla festa, e Vito alla cassa. Bella, e Vito alla cassa del bar. Il libro non è ancora uscito, Baldazzi, ma sembra che sia già andato molto bene, no? Il libro qui è già in distribuzione, a Roma sarà in distribuzione credo da lunedì. Ah, ecco. Quindi è proprio, è caldo caldo, insomma. Senti, vecchio, ho presentato alla stampa stamattina, caldo caldo. Ho sentito di grande tiratura. Ma sì, perché pare che c'è una grande richiesta, è un momento poi di interesse sui cantanti italiani, sui cantautori soprattutto, in questo momento tu lo sai molto bene. Ma io non sono proprio un cantautore, sono un po' bastardo. Vabbè, tu sei... Ma dimmi piuttosto lì, a Club Tenco, l'atmosfera è surriscaldata, esplosiva? Sì, l'atmosfera sì, è surriscaldata, esplosiva, ci sono anche dei giovani interessanti, per esempio c'è Lucio 48, che tu conosci. Ah, straordinario. Ecco, che è straordinario. C'è stata una performance di Baccini ieri sera che ha avuto un grossissimo successo. Bene, stasera bene. Ci sarà Battiato, che è un tuo amico. Ecco, a proposito di Battiato, se mi consenti un break, vorrei veramente dire a naturalmente quelli che l'hanno visto ieri sera, Benvenuto Cellini, se ne saranno resi conto, che la musica di Battiato è strepitosa, veramente una musica sensazionale. Come sempre Franco ha dimostrato anche fuori dallo specifico del canto di essere forse, anzi direi quasi ancora di più preparato di quello che io mi immaginavo, proprio straordinario. Fagli le congratulazioni. Allora glielo dirò senz'altro, gli farà molto piacere.